Capitolo 5 I banchieri I banchieri italiani come le banche italiane si dividono fra di loro automaticamente, istintivamente, dialetticamente con più velocità di uno sportello bancomat. Si dividono per tessera, si dividono per strategia, si dividono per professionalità e si dividono per tasso di visione globale. Oppure, se preferiamo, i banchieri italiani si possono dividere, si possono distinguere. Le differenze sono piuttosto nette, in alcuni casi clamorose. Ma quali sono le categorie? I soliti partiti politici. Sì, ma non solo i più moderni, progressisti internazionali contro i più tradizionali. Anche il trattamento dei clienti, per carità. Di clienti si parla ben poco. Il compartimento bancario e finanziario <coughs> del capitalismo italiano, come avremo occasione di constatare in ampia misura quando parleremo della borsa milanese. Gli intrecci di potere sono multidimensionali. Non basta pensare ai partiti e non basta pensare neppure alla semplice dialettica fra pubblico e privato. Bisogna tener conto anche della vecchia guardia oligarchica, che ha, che che ha e che non ha a che fare con i partiti, della nuova guardia che ha e che non ha a che fare con i partiti. Dell'intreccio tra industria e finanza, non solo banche e imprese, e dei muri mobili fra tutti i segmenti. E senz'altro un labirinto complicatissimo che confonde una partita a scacchi a tre dimensioni. Ma nonostante tutti gli agglomerati e tutti gli schieramenti al centro del gioco, nel sistema bancario come nel sistema del capitalismo italiano più generale, restano sempre due nuclei di potere: quelle due ragnatele cui fanno capo il salotto buono del vecchio stile, Cucciagnelli Amici, e i politici a Roma che continuano a lottizzare. Prevalentemente la DC e il PSI. Povera Italia, non riesce a liberarsi dell'eredità. Di una lunga storia. Qualcuno dirà: ma che questi sono il nostro sistema, la nostra mentalità e ci va bene così. Sì, però la realtà va avanti e non è difficile prevedere che negli anni 90 si affermerà una nuova generazione che non penserà solo ai club e ai clan, ma alle sfide dell'international business. Questo nonostante gli effetti frenanti degli interi di potere, e della mancanza di chiarezza in molti, attinenti, in molti aspetti attinenti alla tutela del sistema stesso. Ma stiamo anticipando troppo. Tentiamo di fare un po' di ordine. Parliamo prima dello stato delle cose nel sistema bancario italiano di oggi e poi torniamo a parlare dei banchieri italiani e di come si dividono. Solo così saremo in grado di esaminare l'importanza del sistema bancario per quanto riguarda l'interrogativo che ci siamo posti in questo libro. Il sistema. Io sono molto frustrato come cliente della mia banca, a lamentarsi così per raccontare poi la storia parandossale ma tipica di come la sua banca a Bologna, nonostante il rapporto di vecchio cliente, gli avesse rifiutato di incassare un assegno. E niente meno che Romano Prodi. L'ex presidente dell'Iri, istituto che controlla in teoria le tre grandi banche di interesse nazionale. I clienti delle banche italiane perdono un sacco di tempo tentando di fare una transazione al loro sportello, dice il presidente dell'Iri, aggiungendo che così non va. Bisogna fare qualcosa. Ma Prodi, come cliente, non è davvero l'unico in Italia ad avere problemi. Il sistema bancario italiano, che nell'89 ha iniziato finalmente a darsi da fare per migliorare la situazione, rimane arretrato rispetto ai sistemi dell'Europa del Nord o degli Stati Uniti, in termini sia relativi sia assoluti. Piero Barucci, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, ABI, e del Monte dei Paschi di Siena si è espressa in modo insolitamente esplicito alla fine del giugno dell'89 quando ha dichiarato il nostro sistema è oggi mediamente meno efficiente di altri che hanno potuto da tempo confrontarsi liberamente sui mercati internazionali e rincarando la dose operare in un mercato protetto ci ha dato più forza apparente che sostanza ci cioè ha reso relativamente più deboli, così ha parlato il capo dei banchieri italiani, senza mezzi termini. Ma quali sono gli aspetti principali di questa ritrattezza del sistema bancario italiano? Cominciamo con la, lottizzazio con la lottizzazione voluta dalla partitocrazia. Quasi l'80% del sistema è in un modo o nell'altro pubblico, non importa se la banca è come la Banca Nazionale del Lavoro, BNL, posseduta direttamente dal tesoro, o se la proprietà è come nel caso delle casse di risparmio, più vaga. La mano di politici è lunga e così il loro appetito. C'è poi da domandarsi come si possa raggiungere un grado più elevato di efficienza quando alcuni presidenti, amministratori delegati di banche sono profession professionalmente impreparati, per non dire incompetenti, ma politicamente ben tesserati, o quando alcuni prestiti sono generosamente estesi a società che possono essere politicamente utili più che inutili. A parte la questione politica, e alla struttura stessa del sistema bancario italiano a dare problemi. 1.200 diversi istituti per un totale di 12.000 sportelli, incluse le più piccole casse rurali e artigianali, anche quelle con un paio di sportelli. Grande frammentazione nel sistema vuol dire grande inefficienza. E fino a poco tempo fa dalla banca centrale non si esprimeva neanche molta flessibilità circa gli spostamenti e la chiusura degli spartani. Nella Regno Unito 778 istituzioni creditizie controllano oltre 24.000 spartani. E ogni 10.000 abitanti ci sono oltre 4 spartani. Negli Stati Uniti, in Francia, in Germania le cifre sono analoghe o sono anche più elevate. In Italia, invece, ci sono 2,4 sportelli ogni 10.000 abitanti, meno della metà della media della CEA. In Italia ci sono però più bancari agli sportelli che in qualsiasi altro paese industrializzato: 23 dipendenti per sportello, contro i 17 dalla Francia, i 14 dalla Gran Bretagna e i 13 dalla Germania. Non lo definiremmo un dono del cielo. Le banche italiane hanno mediamente un eccesso di personale che si aggira tra il 10 e il 20%. Ma ciò cioè, nonostante non esiste cultura di servizio, quando si va allo sportello non importa se ci si chiama Prodi o Rossi. Si trovano spesso gli impiegati che fumano una sigaretta, filettano si con un collega. Chiacchierano al telefono, vanno a rifarsi il trucco, semplicemente non sono, non sono al banco. È un mare di umanità, i clienti rimangono in uno stato di animazione sospesa. Quando si versa l'assegna, se l'assegna è di un'altra banca, di un'altra città, quanto tempo bisogna attendere per l'accredito? Nella Regno Unito si attende tre giorni, negli Stati Uniti è fra i 48 e le 72 ore. In Italia si può attendere fino a un mese, periodo durante il quale a chi vale l'interesse? Alla banca naturalmente, non al cliente. Difficile poi in Italia comprendere il proprio estratto conto che paragonato con la prassi vigente in altri paesi sviluppati risulta indecifrabile, nonché suscettibile di errori o domissioni, inefficienza quindi erotizzazione politica e il sistema bancario si trova sospeso fra i problemi gemelli della ritrattezza e della partitocrazia. <coughs>